Abbiamo copiato Caressa. Grazie no. Fabio, salutiamo grazie Fabio. Fabio. Ragazzi, buongiorno e benvenuti. Io sono Lorenzo. Io sono Alessandro. Lui è Alessandro. Lui è? L'IT. L'IT. Io sono il CC. Che cos'è l'IT? Lo scopriremo solo vedendo. Un saluto a tutta la nostra regia che ci segue e ci farà oggi ridere tanto parecchio. Tanto ritagliamo i campi e i mezzi campi. Giusto, se? Ti fate i campi e i mezzi campi e i mezzi campi. E niente, oggi giochiamo... A indovina il trasferimento. Non che idea geniale. Così, non avevamo trovato un nome al format. E nulla ragazzi, iniziamo. Ragazzi, inizio io. Tocca a me. Allora, queste sono, cioè è la squadra dove ho iniziato le ultime 5. Allora, sono stato un po' bastardino e vi ho messo soltanto i trasferimenti dal 2010-2011 in poi. Quindi potrebbe essere la Roma che vedo come prima anche di mezzo nella sua carriera. Esattamente. Ricordiamo che Lorenzo sarà il mio jolly, che può essere utile. Dunque Roma 2012, Milan, diciamo Roma 2012, parliamo degli anni post Mourinho, quindi la Roma quella maledetta che faceva schifo. Quindi Roma Milan vorrebbe essere un quello dei strascichi. Tu comunque sei un maledetto. Gioca ancora? Gioca ancora. Bene. E ragazzi, non lo so. Allora, Roma-Milan ha giocato alla Roma 3 anni, poi è andato al Milan, poi, cioè, Milan-Bologna. Ha segnato pure contro la Roma, con la maglia del Milan. Mattia Destro, sì. Bravo. È andato all'Empoli, Destro. Ah, sì, ha firmato mo. Vai, 1-0, una giusta, 0 sbagliate. Grande, bravi tutti. Next. Ah, una vita intera al Paris Saint-Germain. Chi può essere mai? Ma ti direi a sensazione che riccio, capriccio, lento, Adrien Rabiot. Che stai, fai l'applauso da solo. Ha vinto. Ragazzi, easy per il boss. Vai, allora, si è giocato al Pescara perché era inizio carriera, era giovane secondo me. Quindi poi, oddio, Sassuolo Inter e poi Napoli. L'importante trasferimento è Sassuolo Inter. Nel 2018 però l'Inter faceva un po' ride. Sensi, no? Dai. Stavi sulla strada giusta. Era quella roba, era quella robetta lì. Gioca ancora al Napoli? Sì. Secondo me è per forza italiano, necessariamente italiano. Secondo me potrebbe essere tipo D'Ambrosio. No, D'Ambrosio non gioca al Napoli. Di Lorenzo non ha giocato all'Inter. Non lo so. Si chiama Matteo. No, Politano al Pescara non me lo ricordavo mai, mai. Allora. Dalla Roma al Wolfsburg. Alla Roma penso non abbia manco giocato. E invece lo so. Bravo Alessandro. È stato premiato, vi dirò di più, durante l'ultimo europeo perché ha salvato la vita a un suo compagno di squadra, Simon Kier. Ricordo un Roma-Milan in cui pallone alto a porta vuota, lui scontro con Ibra, stava in vantaggio di Remery, non l'ha presa. Grande Simon. Non era facile, boys, non era per niente facile. Empoli, Sion mi dice qualcosa. Parma-Inter, Verona-Inter. Ma guarda, potrebbe essere tipo un Di Marco, però no. È Di Marco. Grande! Oh! Facile. Easy. Beh, Novara che chiude United è solo Brunetto Fernandez. E invece no. Lo sai che QPR, Aston Villa, Tottenham e City. Gioca ancora al City? Sì. Chi è dal Tottenham che è andato al City? Forse Stones, mi ricordo dove giocava prima Stones, forse, no? Vabbè, non ci penso, non mi frega niente, ti direi Stones. Ho sbagliato? È un giocatore che quando costruisci la prima squadra su FIFA te compri subito là in basso a destra. Allora, andiamo così, con Guardiola ha fatto anche il centrale della divisa 3. Arriva a vedere il sinistro. C'ha i capelli tipo Drake. Arriva, vi giuro. È basso tracagnotto. Chi c'è? Chi siete il sinistro? Arriva, Cancelo. Porca. Fortissimo. Sono deficiente. Kyle Walker. Bravo, ma purtroppo l'hai sbagliata. Roma c'è. Palermo, Roma, Chelsea.
Tu c'hai sto sguardo che fissi. No, non è il flacchietto. 2015, l'anno di Garcia ancora. Ruolo? Esterno basso, a sinistra. Si è fatto male, malissimo. E poi chi è che non si è fatto male a Roma? Ti direi, ma vabbè, è stato amato tanto a Roma. Quando sei andato, a me non è che mi è cambiata la vita. Brasiliano. Pensa al DS che ci avevamo, no? Ha senso che l'hai preso da Palermo? Sabatini. No, siamo d'accordo. Cioè, so che era Sabatini, solo che brasiliano. Che poi è andato al Chelsea dalla Roma. Se gli date un altro aiuto, io qua. Io qua. Vabbè, quitto. Faccio così. Ed è Lorenzo. No, allora. Ma che. Eccolo! Certo. Ce l'ho, mi è venuto, ma ragazzi, dal Palermo, ma quando è stato mai al Palermo? Allora, mi è venuto un flash, ma non è mai stato al Palermo. Emerson Palmieri. Certo che c'è stato al Palermo. Ammazza Emerson Palmieri. A Lione è andato poi, tra l'altro. Cazzo, ha iniziato bene, ce l'ho. È biondino. Ha girato un po' le squadre, poi ha fatto un po' ride, non mi viene il nome però. È quello che gioca mo all'Arsenal, infatti, è biondino, gioca a Lille, no, non è a Lilovic, è non mi viene il nome, Odegaard. Easy! Bravo. E vabbè, dai, io lo leggo così. C'è andato alla fine. Francese? Sì. Gioca tuttora al Monaco? No! Attualmente è svincolato. Esterno basso. Tutti esterni bassi hanno preso. Ma che c'è? Ditemi per favore chi è. È ancora un minuto. Ma non lo so, no. Sidibe. Va bene, ragazzi, ora cambiamo. Toccherà a Lorenzo e tutti pronti. Io ve lo dico, se lo fate più semplice a lui. Guarda, ragazzi, è veramente, no, è vergognoso, eh. Ti ho messo destro. Messo City B. Chi può essere mai, ragazzi? Chi lo sa? Chi se non lui? City, Roma, Inter, è stato alla Lazio prima? Aspetta. Credo proprio di sì. Ma forse c'è un mancino micidiale? Ma credo proprio di sì. Ma forse è Kolarov? E invece no! Ha sbagliato, no! Non ci credo! Perché uno è venuto a Roma prima? Era tanto facile e poi te la sbagli. Vai, next. Ma questo è facile, sì. Sì. Un po' mi disturba anche, però. No, vabbè, mi disturba. È un ottimo attaccante. Ciro Immobile. Gigi, ed era Colaro. Allora, non è Atalanta, Milan, Fiorentina. Questo potrebbe essere. Non lo do come definitivo. Però vabbè, potrebbe essere il buon vecchio Jack. Giacomo Jack, accendiamo. Aspetta un attimo, non l'accendiamo ancora. No, mi sa che Bonaventura, accendo Bonaventura. Accendi? Accesa bene, bravo. È Giacomino Jack. River Plate, Banfield, Genova, Fiorentina, Cagliari e Verona. River Plate, argentino, questo è figlio d'arte. Verona 2021, ha fatto bene a Cagliari prima di lui. Buon indizio. No, dovrebbe essere il Ciolito. Dovrebbe essere il Ciolito, il figlio del Ciolo. Se Simeone. Giusto. Non va bene. Allora, oddio, ho letto Lupin. Pure io ho letto Lupin. Lubin, Cracovia, Genova, Milan, Hertha Berlino e Fiorentina. Non è qua come cosa. Ora sta alla Fiorentina. Viene dall'Hertha Berlino e è passato per il Milan. In questa sezione di mercato l'ha preso la Fiorentina. Gennaio. È alto e robusto come attaccante. Ah, trovato. Facile, fammelo, me lo devi fare. Accendo Piontek. Pum. Lens, una cifra a Lens. No, che è una cifra. Real Madrid e ora Manchester United. Francese? Sì. Allora credo sia proprio Varane. Gli hai detto che la prima nazionalità, la seconda ha giocato in un'unica squadra in carriera e la terza gioca ora. Bravi, eh. Io ti ricordo che tu ce l'hai avuto
Ancora che parli? Sì, no, ma è giusto per essere. Ah, io vorrei che nei commenti. Sì, 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 ecco, questo rifaccio. Cito il buon Rudy, ecco, che nei commenti ci segnalate scrivendo chi ha avuto le squadre più semplici, perché a me sembra che poi anche questo ora. Vai, vai. Vai, me lo fai come l'ha fatto Caressa la prima squadra. Groningen. Celtic. Vabbè, ah, questa è facile. Southampton, Liverpool. No. Si dire. Chiama Virgil. Di cognome fa Van Dijk. No, ma tranquillo, è tutto ego. Ma che cosa ridi? Ma che ti. Ma quali Celtic emozioni? Celtic cacciava emozioni. Le munizioni, eh? Comunque, no, vuoi sapere qual è il vero segreto? Lo sapevo io. No, qual è? A palestra. Carlo, mi va a prendere un pacchetto di tempo? No, sì, sì, che perché devo. Sono i fazzoletti, Carlo. Per asciugare le lacrime. Faccio una parentesi, i fazzoletti di tempo. Ho sempre pensato di chiamassero Gempo, con la G. Perché sai che c'è quella tipa. Un saluto a tutti gli amici prossimo. Di Monopoli che ci sono. Schalke, City e Bayern Monaco. Difficile, questo, oh, pensaci! E questo mi sa che ha una capigliatura molto folta. È un mancino. Se calcia in porta fa male. Però è Sané. Sané fa questo. Leroy Sané. Allora, Chelsea, Crystal Palace. Almeno per me. Chelsea, Fulham e Chelsea. Ma è un esterno basso? No. Guarda, chiaramente è inglese. La squadra più importante della giocare è il Chelsea. Sì, secondo me. Ho capito chi è. Ho capito chi è. Mi soppa il nome, porca miseria, come si chiama? Love to Chic. Esatto. Questa era difficile. Sono un grande. Maria che si umei. Belgrado. Questa è la più difficile. Genoa, Atalanta, Tottenham. Questa è facilissima adesso. Questa è difficile per te. Questa è argentino. Sì. Fa il difensore centrale. Bravo. E si chiama Romero. Bravo. No, ma sai perché? Perché io Belgrado, ma un po' mi ha sdraiato. No, Genova, Atalanta, Tottenham. Vabbè ragazzi, boh, ho sgagliato. Ho perso. Allora ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di seguirci, rimanere connessi, perché faremo tanti contenuti di questo genere. Seguiteci su Instagram, @mysfsport, lo vedete qua sotto. Commentate questo video facendoci sapere se vi piacciono contenuti di questo genere e soprattutto ricordatevi di mettere mi piace e seguire il nostro profilo YouTube. Un genio. Sono Massimo D'Alema. Sono Massimo D'Alema.